Attenzione, per i contenuti particolarmente cruenti di questo episodio, l'ascolto è consigliato solo ad un pubblico adulto e non impressionabile. Nell'estate del 1995, sui giornali compare la foto di un ragazzo dallo sguardo inebetito, magro come un chiodo, i denti sporgenti e gli occhi di chi guarda attorno a sé come se in realtà lui non fosse lì. Quel ragazzo senza espressione, calmo e silenzioso, i giornali lo chiamano il mostro di Sestri. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Sestri Levante, luglio 1995. In una villetta a due piani, immersa nella campagna della frazione Santa Vittoria di Labiola, tra campi e ulivi, vive la famiglia Nicolini. Mario Nicolini ha 72 anni e un medico in pensione. Sua moglie si chiama Letizia Ferraro. Ha 61 anni. Si sono sposati nel 1968 e la loro relazione aveva suscitato molto clamore in quanto lei, a quei tempi, era una suora infermiera dell'ospedale di Lavagna. Lavoravano insieme al turno di notte e qui suor Letizia da Romano d'Ezzellino, in provincia di Vicenza, aveva conosciuto il dottor Nicolini. Si erano innamorati, così lei aveva deciso di cambiare vita. Il loro unico figlio si chiama Carlo, ha 26 anni ed è un ragazzo molto introverso, che non è riuscito a terminare gli studi e finora non ha ancora trovato un posto di lavoro. Carlo è molto magro e timido, al punto da avere molta difficoltà a intrecciare rapporti di amicizia. Non conosce nessuno. Passa le sue giornate da solo. La famiglia Nicolini è benestante. Carlo ha ricevuto in eredità da uno zio paterno 10 appartamenti e grazie agli affitti potrebbe vivere per sempre di rendita. Oltre a terreni e appartamenti, c'è mezzo miliardo in bot intestato alla signora Letizia. E i suoi genitori hanno arredato uno di questi appartamenti per lui. Da poco hanno anche ristrutturato quel rustico di campagna sopra Santa Vittoria dove vivono. Ogni tanto i vicini lo vedono, Carlo. Il ragazzo va nell'appartamento di Sestri, ma loro non sentono nessun rumore. È come se non ci fosse. Non accende né la TV né la radio. Secondo il dottor Nicolini, a Carlo avrebbe potuto far bene starsene lì in campagna a badare a un piccolo gregge e a prendersi cura dei terreni delle proprietà di famiglia. E Carlo lì ci passava tutte le sue giornate. Curava l'orto, i fiori, gli animali. Aveva anche imparato a tosare le pecore. Carlo non ha mai avuto una fidanzata. Ha frequentato le scuole medie in un collegio a Genova. Non ha superato il primo anno di superiori in un istituto tecnico dal quale poi si è ritirato. Non andava bene a scuola e non ci andava neanche volentieri. La giornalaia di Santa Vittoria, la signora Franca, si ricorda di quando Carlo ha deciso di interrompere gli studi. Né il padre né la madre avevano cercato di convincerlo a continuare. E suo padre diceva a tutti: «Peggio per lui. Se non impara a fare i conti, dovrà trovare qualcuno che li faccia per lui per gestire il suo patrimonio». Le sue giornate sono tutte uguali. Esce di casa alle 9 del mattino con la sua Vespa bianca, va a comprare il giornale e il pane, poi torna a casa. Si occupa dell'orto e degli animali. I genitori trattano Carlo come un ragazzino, quasi come un bambino. Tutte le domeniche vanno insieme a messa ed è Carlo a guidare la macchina. Si vocifera che sua madre abbia deciso di non farlo andare più nemmeno in chiesa. La signora Letizia, infatti, è sempre stata morbosa con suo figlio. Quando era piccolo non lo portava mai fuori con il passeggino. La signora Letizia diceva sempre a Carlo che se non fosse arrivato lui avrebbe continuato a fare la suora e che si era pentita di aver abbandonato i voti. Lo diceva anche ai vicini di casa e Carlo di questo se ne faceva una colpa. Si sentiva il figlio della colpa. La signora Letizia faceva leggere il suo breviario a Carlo fin da quando era piccolo e Carlo era diventato molto religioso. Carlo è sempre a casa
Sua madre ha paura che suo figlio possa frequentare cattive compagnie, ma soprattutto sembra che la signora Letizia non sopporti l'idea che prima o poi una ragazza se lo venga a prendere e se lo porti altrove. In paese si vocifera di una volta in cui, andando a messa con i suoi genitori, Carlo aveva incrociato un gruppetto di ragazzi. C'era anche una ragazza e Carlo l'aveva salutata. L'aveva salutata lui per primo. Da quella volta Carlo a messa con i suoi non c'è più andato. Achille domanda: «Ma Carlo quando si trova una bella fidanzata?» La madre risponde che Carlo sta bene così, che magari in futuro si vedrà. È giovedì 20 luglio 1995. Attorno alla villetta della famiglia Nicolini, una bambina di 8 anni, Manuela, sta giocando. È la figlia di Giorgio Razzetti e di Renata Chiappa, originari della provincia di Parma. Da 5 anni passano le vacanze estive al piano terra della casa che Mario Nicolini gli affitta per un mese. È un luogo bellissimo in cui Manuela e il suo gemello Enrico possono giocare per ore all'aperto. Nella casa delle vacanze dei Razzetti, quella sera, non arriva l'acqua. Così Roberta chiede alla piccola Manuela di andare sopra, dai padroni di casa, per chiedere se da loro ci sia lo stesso problema. Manuela sale e raggiunge il primo piano dove vivono i Nicolini, sicura che lì ci troverà Carlo, che non esce mai. La bimba bussa alla porta e il ragazzo va ad aprire. Non sappiamo che cosa si siano detti in quel momento, ma quello che è certo è che pochi istanti dopo Manuela corre da sua madre e le dice che Carlo è tutto sporco di rosso e anche le maniche gocciolano. La bambina è spaventata. Sua madre le dice di rimanere lì. Renata si allarma perché tempo prima la mamma di Carlo era stata colta da una grave emorragia. Le avevano dovuto fare addirittura una trasfusione. Quindi si precipita al piano di sopra e bussa. Carlo apre la porta e lei se lo ritrova davanti, grondante di sangue. «Carlo, ma che è successo?» «È successo qualcosa alla mamma?» Lui la guarda e farfuglia. «La mamma sta bene, sì, va tutto bene.» La vicina non riesce a capacitarsi di tutto quel sangue sulla maglietta di Carlo, che le sembra come al solito, gentile, timido ed educato. Gli domanda di nuovo se vada tutto bene e poi nota il sangue che gli cola dalle mani e gli finisce sulle scarpe. A quel punto la signora Roberta, spaventata, scende e dopo aver chiamato con sé i figli, va dai vicini di casa a chiedere aiuto. La donna raggiunge l'abitazione del vicino, Emilio Sala, di 30 anni, che insieme ad un amico si precipita a casa dei Nicolini. Sala suona alla porta e dopo qualche minuto Carlo arriva ad aprire. Il ragazzo è calmo e tranquillo come sempre, ma è ricoperto di sangue. «Che è successo?» gli chiede Emilio. «Niente, niente.» «Ma non vedi come sei ridotto?» A quel punto Carlo fa qualcosa che li lascia sbigottiti. Si sposta e li invita ad entrare. «Venite pure avanti, accomodatevi.» Emilio Sala e l'amico Tiziano pensano ad una disgrazia. Quando siamo entrati in salotto e ci siamo trovati davanti a quella scena orrenda, ci ha preso l'orrore. Intorno alle 18, come ogni sera, la famiglia Nicolini stava per mettersi a cena. Carlo e sua madre aspettavano Mario, che era andato a passare il pomeriggio in un bar a Sestri. All'arrivo di Mario, l'inferno. Su una poltrona, riverso in un lago di sangue, c'è il dottor Nicolini. Poco rimane della parte sinistra del suo volto. Il torace è stato devastato dai colpi. Si vedono le costole, che non proteggono più gli organi interni, quelli sono disseminati nella stanza. L'uomo indossa soltanto un paio di pantaloni. La gamba sinistra è recisa a metà del femore. La moglie si trova stesa sul tappeto, con i piedi rivolti verso la camera da letto. Anche su di lei si è abbattuta una furia cieca. Letizia Ferraro Nicolini ha la mandibola frantumata. I colpi ricevuti l'hanno quasi decapitata. Anche lei ha una voragine al posto del torace e ha ricevuto numerosissimi colpi anche alla schiena. Quella stanza sembra un mattatoio. Il vicino di casa e l'amico si sentono male. Emilio ha la forza di chiedere a Carlo:
Ma che è successo qui? La risposta del ragazzo è agghiacciante. Niente, sono morti. Tutti e tre escono in giardino, i testimoni di quella strage, colti da continui conati di vomito. Respirano profondamente. Hanno le narici impregnate dall'odore acre del sangue. Quell'orrore celato all'interno della casa dei Nicolini stride con il profumo della campagna e l'odore del ragù che arriva dalle altre case si percepisce nell'aria. Qualcuno chiama i carabinieri e poco dopo, da lontano, si sentono le sirene. Carlo è tranquillo. Se ne sta lì, con i vestiti, le braccia e le mani imbrattati di sangue. E quando i carabinieri gli si avvicinano e gli domandano che cosa sia successo, lui risponde: «Non lo so, chiedetelo alla mamma». Carlo indica ai carabinieri il salotto, come se ce ne fosse stato bisogno, come se avesse pensato che forse quel disastro non si notasse. Davanti ai corpi dilaniati dei suoi genitori, dice ai militari: «Meno male che siete arrivati voi, perché se no li facevo a pezzi e li buttavo via». I carabinieri insistono: «Devi dirci che cosa è successo qua dentro». E lui dà una spiegazione molto semplice: «Ho bisticciato con mia madre». Poi Carlo Nicolini mostra una mano e dice: «Sono ferito». Prima di salire sulla gazzella dei carabinieri, aggiunge: «Guardate se la pompa dell'acqua è a posto». Marcello Bruno e Filippo Gebbia, i due sostituti procuratori che seguiranno le indagini, lo interrogano e gli chiedono nuovamente il perché di quella mattanza. Carlo, quando racconta la sequenza dell'orrore, in cui non solo ha ucciso i suoi genitori, ma si è accanito come una belva feroce sui cadaveri, è molto lucido e preciso. Ma quando deve spiegare il perché di quell'orrore, risponde con mezze frasi senza senso. Inizialmente racconta che ha litigato con la mamma perché non gli piaceva quello che aveva cucinato per cena. Pasta al burro scotta e un piatto di patate e fagiolini. La madre aveva cercato di convincerlo a mangiare. «Non vedi come sei magro? Mangi troppo poco, Carlo, devi mangiare di più!» Il ragazzo racconta di averle risposto male. La madre ha iniziato ad alzare la voce, così lui ha perso la testa. È andato a prendere il fucile da caccia lasciatogli in eredità dallo zio, una doppietta calibro 12. Poi è tornato in cucina e ha sparato 5 colpi alla mamma e poi al papà. Per questo li hai ammazzati? Perché non ti piaceva la cena? A quel punto Carlo dà una spiegazione delirante. Dice che i suoi genitori erano diversi, non erano più come prima, erano cambiati. Da quando sono andati da un mago, erano diventati come due persone sconosciute. Quello gli aveva fatto una magia e loro non erano più gli stessi. Se volete vi dico anche il nome di quel mago. Ciò che emerge dai primi sopralluoghi è che lo scempio compiuto da Carlo Nicolini sui corpi dei suoi genitori non è nemmeno lontanamente immaginabile. Carlo ha fatto a quei corpi quello che aveva visto fare da suo padre ad un agnellino. Il signor Gino, un pensionato amico del dottor Nicolini, che insieme a lui giocava a carte al bar, ricorda che ultimamente Mario era preoccupato per suo figlio Carlo, perché il ragazzo era diventato ancora più solitario e silenzioso. Sembra che Carlo avesse smesso di mangiare in seguito ad un evento che lo aveva turbato molto. Mario Nicolini aveva ucciso un agnellino al quale Carlo era molto affezionato. Lo aveva ucciso davanti a lui. E da quel giorno Carlo era molto inquieto. Dal convento delle suore della Provvidenza di San Nicolò dell'Isola, suor Gabriella, la zia di Carlo, sorella della madre, chiede pietà per suo nipote. Questa è la sua testimonianza raccolta dai cronisti del quotidiano La Stampa. «Uno che fa quello che ha fatto Carlo è solo un malato grave e ha bisogno di carità cristiana, di pietà e di amore, come un malato qualsiasi, come tutti i malati. Carlo lo vedevo quando veniva alla messa nella cappella del convento. L'ho visto l'ultima volta 5 o 6 mesi fa, era insieme a sua mamma. Si volevano molto bene ed erano tutti e due molto credenti. Il papà meno. Era un gran lavoratore suo padre, una brava persona». So che da giovane, per non stare senza lavoro, aveva esercitato la professione anche in Venezuela. Carlo era un ragazzo affettuosissimo, cortese, molto educato e gentile, era la gioia di sua mamma. Mio nipote era sempre garbato e disponibile.
Io so solo che a Letizia continuavano a chiedere: ma quand'è che si fidanza? Quand'è che si fa una ragazza? Carlo stava sempre chiuso in casa con loro, con gli animali che c'erano nella loro villetta. Mia sorella rispondeva che non bisognava preoccuparsi, che era un bravo ragazzo Carlo, che stava bene così, che non era necessario. Se deve capitare, succederà, dicevano. Non bisogna spingerlo. Lo descriveva come il figlio che tutte le madri vorrebbero avere. Una famiglia perfetta. Un figlio modello. La signora Sofia Giaschi, che gestisce il bar del campeggio Fondeghino a Sestri, è l'unica in paese che ha il coraggio di raccontare qualcosa di diverso dalla solita storia della famiglia per bene e del figlio perfetto. Erano tutti matti, a cominciare dal nonno di Carlo che passava il pomeriggio a gridare nella piazza, per arrivare allo zio che ha passato la vita ad entrare e uscire dai manicomi. E poi quella madre, lei, la signora Letizia. Quando è nato Carlo non lo portava mai fuori. Le scuole medie Carlo le aveva frequentate in collegio. La donna sostiene che per un ragazzo come lui, che era anche un bel ragazzo, la vita fosse davvero impossibile. Gliel'hanno resa così, aggiunge. Carlo ha lo sguardo sereno, forse un po' inebetito quando lo portano via dalla villetta del massacro. Cammina lentamente nel cortile verso la gazzella dei carabinieri. Viene portato in carcere e interrogato. Quella sera mia madre mi ha preparato una cena cattiva, come sempre. Per questo ho litigato con lei. Pasta al burro e un piatto di patate e fagiolini. Uno degli aspetti più inquietanti di questa vicenda è che a Carlo, che non mangiava quasi mai, dopo quella mattanza era venuta fame. E quella pasta al burro scotta l'aveva mangiata con ancora le mani sporche di sangue. I carabinieri hanno trovato i piatti della cena vuoti a tavola, dove si era seduto privo di forze ma con una gran fame. Gli viene assegnato d'ufficio l'avvocato Federico Mallucci. Il magistrato della procura di Chiavari, Marcello Bruno, richiede una perizia psichiatrica sul ragazzo. Il GIP Adriana De Tommaso dovrà convalidare l'arresto. In carcere Carlo dorme tranquillo. Dopo aver ucciso i suoi genitori, ha ripreso a mangiare di gusto. «Lo rifarei senza problemi», dice al sostituto procuratore Marcello Bruno, sorpreso dalla calma del ragazzo. Davanti al GIP Adriana De Tommaso, Carlo Nicolini si contraddice in continuazione. Parla di malocchi, di maghi, di litigi con i genitori, della cena che non gli piaceva. «Mi è venuto un raptus e ho sparato, ma loro non volevano morire. Ho dovuto prendere due coltelli per finirli. Ho sparato al papà per primo e poi alla mamma. Ma loro non sono morti. Allora ho ricaricato il fucile, ho sparato ancora e finalmente sono caduti in terra. Ma erano soltanto feriti, non volevano morire. Ho dovuto prendere due coltelli, un coltello per la mamma e uno per il papà. La mannaia l'ho usata soltanto dopo per squartarli quando erano morti». Il tono di voce di Carlo è tranquillo. Parla come se stesse raccontando al giudice qualcosa di assolutamente normale. Azioni compiute da un'altra persona. Carlo fa due nomi di quelli che secondo lui sarebbero i maghi frequentati dai genitori. Gli domandano di spiegare meglio questa cosa della magia e lui risponde: «Di questo non voglio parlare perché non vorrei che vi faceste una cattiva opinione di me». Il GIP Adriana De Tommaso continua a domandargli: «Perché Carlo? Perché?» «Bisticciavo troppo con loro, mi rimproveravano sempre ed io non li sopportavo davvero più. Erano sempre lì a bisticciare. Quando ero piccolo era meglio di adesso, papà era meno esigente. Le liti forse le facevano di nascosto». Carlo Nicolini viene rinchiuso nel carcere di Chiavari insieme ad altri due detenuti. Ha rifiutato la proposta di una cella in isolamento. Proprio lui, descritto da tutti come introverso e solitario, in carcere chiede di stare in compagnia. «Non ho mica voglia di stare da solo», ha detto. Il maresciallo Salvatore Careddu dirige i carabinieri di Sestri da circa 10 anni. Careddu ha ispirato Mario Soldati nella stesura del libro I racconti del maresciallo. Lui e Soldati si sono conosciuti a Sesto Godano 25 anni prima. «Io ho ispirato soltanto quelli della seconda serie, la serie televisiva intendo, quella dove il maresciallo veniva impersonato da Arnoldo Foà». Careddu è sconvolto da quello che ha visto e racconta: «Una roba così non me la ricordo davvero.
Mai nella vita ho visto un macello così. Il maresciallo spiega alla stampa che Carlo non solo ha ucciso i suoi genitori, ma ne ha dilaniato i corpi. Si è accanito in modo particolare sul padre. Il braccio destro è stato scarnificato. Niente più fegato, polmoni e cuore. Il cuore burbero del padre e quello della mamma, che una volta aveva sussultato al pensiero che una ragazza potesse portargli via il suo Carlo, sembra che non si trovino. L'avvocato Federico Mallucci spiega che Carlo si rende conto di aver ucciso i suoi genitori, ma non ne comprende la gravità. Durante una pausa dell'interrogatorio, Carlo lascia a bocca aperta il magistrato, al quale dice: «Mi scusi, dottore, ma io adesso devo andare a dare da mangiare alle pecore e alle galline. Devo chiudere la porta d'ingresso, la luce, l'acqua». Incredibilmente, Carlo chiede al magistrato di poter uscire per dare da mangiare alle pecore e alle galline. Quando gli dicono che non può, se ne rammarica. Loro non c'entrano, poverine. Qualcuno dovrà accudirle, altrimenti moriranno. Negli interrogatori successivi, Carlo aggiunge altri terribili particolari. «Non sono morti subito, erano per terra e gemevano». «Perché li hai aperti, Carlo?» «Non lo so, così». «Ci pensavi da tanto?» «Sì, l'ho detto, da tanto. Da quando ho letto una cosa». «Quale cosa, Carlo? Che cosa hai letto?» Carlo però a questa domanda non risponde. «Ci pensavo da quando ho visto il fucile che mi aveva regalato mio zio. Quando sono entrato in camera l'ho visto e ho sentito che dovevo farlo». «Quando hanno suonato la porta, tu dov'eri?» «Non mi ricordo se li stavo ancora colpendo. Era la bambina del piano di sotto. Mi ha detto: guarda Carlo che c'è l'acqua che è finita». «Ho da fare», le ho detto, «ci penso dopo». Il professor Mario Portigliatti Barbos, direttore dell'Istituto di Scienze Medico-Forensi dell'Università di Torino, spiega che probabilmente Carlo Nicolini soffre di una grave forma di schizofrenia paranoide. Le persone che ne soffrono tra i 20 e i 30 anni sono solitamente soggetti con pochi amici, senza storie sentimentali e spesso figli unici che vivono nella bambagia. «Certo», aggiunge, «queste tragedie esplodono all'improvviso, ma prima si presentano segnali di una modificazione del pensiero. Il senno di poi ci dice che inviavano comunicazioni anche frequenti, ma mai interpretate correttamente». Durante la sua confessione al magistrato, per un attimo Carlo si porta le mani sul volto e sembra che stia per piangere. «Non ne potevo più». «Ma tu, Carlo, volevi bene ai tuoi genitori?» «Certo che gli voglio bene, perché me lo chiedete?» Gli inquirenti cercano un segno di pentimento, ma lui ribadisce: «Non sono pentito, anzi lo rifarei, per me è stata una liberazione. Era da mesi che ci pensavo, io adesso mi sento meglio». Carlo racconta che i litigi in famiglia erano molto frequenti e se prima in paese si parlava di una famiglia modello, ora qualcuno, soprattutto tra i vicini di casa, racconta che in quella famiglia discrezi ce n'erano molti e che spesso si sentivano volare anche parole grosse. Qualcuno racconta di aver sentito spesso il dottor Nicolini, che arrabbiato col figlio gli urlava che era un deficiente, che non era stato capace di finire gli studi. Altri raccontano che quando Mario Nicolini vedeva Carlo dare da mangiare alle pecore, gli diceva che quelle cose in casa sua le facevano i servi, i pastori, e che avrebbe voluto che suo figlio diventasse medico come lui. Anche il parroco della chiesetta di Santa Vittoria, Don Dino Volponi, racconta di quel padre burbero e molto esigente nei confronti del figlio. Quando si sentiva particolarmente oppresso da quell'esistenza e aveva finito di dare da mangiare alle pecore, alle galline, di annaffiare i fiori e l'orto, Carlo saliva sulla sua Fiat Uno e andava in quell'appartamento che i suoi genitori avevano sistemato per lui per un domani. Almeno lì poteva stare un po' da solo. Il GIP Adriana De Tommaso convalida l'arresto. Carlo racconta con una lucidità incredibile quello che è accaduto la sera della tragedia. «Mia madre mi aveva preparato una pasta asciutta che non era di mio gusto. Da quel momento abbiamo cominciato a litigare e io non ci ho visto più. Dovevo fare qualcosa». Tocca al medico legale Sergio Bistarini dell'Università di Genova effettuare l'esame autoptico su quei corpi straziati. Il medico afferma che nemmeno l'autopsia riuscirà a chiarire quello che è accaduto con precisione.
Alcuni organi erano ridotti talmente male che non siamo riusciti ad analizzarli. Ai giornalisti, Filippo Gebbia, capo della procura di Chiavari, dice: «Non è che non vogliamo dare i risultati dell'autopsia. Non possiamo, perché per avere delle risposte sicure dobbiamo aspettare altri esami, altre perizie. Attualmente è impossibile stabilire quando siano morti quei due poveretti, se prima o solo dopo tanto strazio. Se il figlio li abbia uccisi a fucilate e poi sezionati, o se li abbia finiti con i due coltelli da cucina e la mannaia». Lunedì 24 luglio, il dottor Sergio Bistarini non ha ancora dati certi. Soltanto con un esame istologico si potrà stabilire con esattezza la dinamica della strage. Secondo alcune indiscrezioni, però, sembra che Carlo abbia infierito sui corpi dei suoi genitori con una mannaia quando erano ancora vivi. Il 26 luglio si svolgono i funerali di Mario Nicolini e della moglie Letizia Ferraro nella chiesetta di San Vittorio a Sestri Levante. Intanto emerge un'indiscrezione che deve essere ancora verificata. Sembra che in carcere Carlo abbia parlato con i compagni di cella e abbia rivelato loro qualcosa di terribile. Carlo avrebbe detto loro che cosa ne aveva fatto del cuore di suo padre e di quello della madre. Quello che Carlo potrebbe aver raccontato a tal proposito, alla luce di tanto orrore, forse è possibile immaginarlo. Ma raccontarlo, trovando le parole giuste, è veramente impossibile. Sono particolari troppo cruenti e impossibili da raccontare. E l'orrore di questa nuova confessione di Carlo ai compagni di cella riporta l'immaginario ad un mostro raccontato in un film, il dottor Hannibal Lecter, la cui immagine è così lontana da quella di Carlo. Un ragazzo lungo lungo e magro magro, che forse non supera neppure i 40 chili. In realtà, secondo l'avvocato Federico Mallucci, fonti molto vicine ai medici legali che hanno eseguito l'esame autoptico, smentiscono la mancanza del cuore dai corpi delle vittime. In carcere, a differenza di quanto faceva a casa, Carlo legge i giornali e guarda la televisione. Ha ricevuto anche la visita di un suo cugino. La signora Angela, una cugina del padre, dopo i funerali dice: «Io me lo aspettavo che prima o poi sarebbe successo qualcosa. I suoi genitori erano buoni con lui, ma troppo protettivi. Ho sempre pensato che Carlo un giorno o l'altro se ne sarebbe andato, ma che succedesse tutto questo mai?» Don Dino Volponi, il parroco di Santa Vittoria, durante l'omelia parla dei coniugi Nicolini come di persone operose e tranquille, sposi affettuosi e genitori premurosi. «Mario», racconta il prete, «un giorno mi prese in disparte e mi disse che non l'avrei mai visto piangere, ma che lui soffriva ugualmente della sofferenza altrui». Don Dino continua: «La morte ha un valore di purificazione. Preghiamo perché questo sangue ottenga per Mario e Letizia la gioia piena del regno di Dio. Perdoniamo e pensiamo che Mario e Letizia hanno già perdonato». Intanto Carlo in carcere esprime il desiderio di poter visitare le tombe dei suoi genitori, cosa che non gli viene permessa, ovviamente. Gli dicono che forse potrà ottenere un permesso speciale, ma più avanti. È stato il suo avvocato a spiegargli che c'è già chi pensa alle tombe dei suoi genitori, che può stare tranquillo. Secondo l'avvocato, Carlo non ha ancora realizzato quanto ha commesso. Ha una memoria dettagliata degli eventi, ma quando li racconta è come se parlasse delle azioni compiute non da lui ma da un'altra persona. Vive in una realtà tutta sua. Entro il 17 ottobre, il professor Giorgio Chiozza di Genova, incaricato dal giudice per le indagini preliminari, dovrà presentare i risultati di una perizia psichiatrica su Carlo. Anche l'avvocato difensore ha chiesto e ottenuto una perizia di parte, commissionata al professor Adolfo Francia, di Cairo Montenotte. Se Carlo Nicolini verrà riconosciuto capace di intendere e di volere, verrà interdetto anche dall'eredità miliardaria lasciatagli 10 anni prima da un suo zio. Carlo è miliardario. Nel caso in cui invece venga riconosciuto incapace di intendere e di volere, non essendo punibile, manterrebbe i diritti patrimoniali che già vanta sugli appartamenti ereditati dallo zio e diventerà padrone di altre 6 case di proprietà dei suoi genitori, dai quali erediterà anche i conti correnti e tutti i titoli. A quel punto sarà compito del tribunale nominare un curatore per il suo patrimonio. In carcere, però, i gelati glieli paga il suo avvocato, perché in questo momento Carlo non ha neppure una lira. All'inizio di agosto, Carlo sembra essere insofferente al carcere e chiede di continuo: «Quando esco?» In carcere
mangia tantissimo. È arrivato a mangiarsi 10 gelati al giorno. Emerge intanto un particolare importante. Poco prima di morire, Mario Nicolini avrebbe dato 250 milioni dell'eredità ad alcuni parenti contro il parere del figlio. Altri trasferimenti di denaro erano stati effettuati sempre senza il consenso di Carlo. Potrebbe essere questo il movente. Il 17 ottobre arrivano i risultati della perizia psichiatrica. Carlo Nicolini è schizofrenico, affetto da uno scompenso psicotico ed è socialmente pericoloso. Il dottor Francia commenta i risultati e ai giornalisti spiega: Carlo Nicolini probabilmente è stato un bambino autistico, con grandi capacità di apprendimento e di comunicazione. In questi casi il delitto è l'ultimo atto di una storia lunghissima. Nicolini da tempo, con molta probabilità, pensava di uccidere i suoi genitori. Carlo era presente all'udienza. Se ne stava seduto con lo sguardo inebetito. Poi ha incontrato per qualche istante la cugina del padre, alla quale ha detto: «Sto bene, non ho bisogno di niente, grazie». L'avvocato difensore presenta al GIP un'istanza per la concessione dei domiciliari presso l'Istituto Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, vicino a Mantova, ma il pubblico ministero Gebbia si oppone, optando per una richiesta di custodia cautelare preventiva. Prossimamente il GIP dovrà dichiarare l'incapacità di intendere e volere dell'omicida e decidere per la sua non punibilità, stabilendo le misure di sicurezza a cui sottoporlo. La cugina del padre di Carlo, a proposito del patrimonio del ragazzo, dice: «Io ho una missione da compiere. Devo controllare che nessuno tolga nulla a Carlo di quanto gli spetti». Il 23 ottobre del 1995, Carlo viene trasferito dal carcere di Chiavari al manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino. Lo ha deciso il Ministero di Grazia e Giustizia. Dunque, il GIP ha accolto la proposta della difesa, ma in una struttura diversa. Nel dicembre del 1995 viene data notizia di una nuova perizia psichiatrica disposta dal Tribunale Civile nell'ambito del procedimento aperto per l'interdizione di Carlo. Intanto è stato nominato un tutore provvisorio e a breve verrà nominato anche il perito che dovrà stabilire se Carlo Nicolini sia in grado di esercitare i suoi diritti civili. Il procedimento civile, infatti, è indipendente da quello penale. Per quest'ultimo sarà la Corte d'Assise a dover stabilire se Nicolini era capace di intendere e di volere al momento del delitto. Per quanto riguarda il procedimento civile, la nuova perizia dovrà accertarne l'infermità. Si deve stabilire se il giovane sia incapace totale di intendere e di volere oppure parzialmente. Nel primo caso, è come se fosse un bambino di 5 anni che non può gestire il suo patrimonio e per questo è prevista l'interdizione e l'affiancamento a un tutore. Nella seconda ipotesi è prevista l'inabilitazione. Carlo potrebbe essere in grado di decidere l'ordinaria amministrazione, ma non la straordinaria, comunque sempre con l'aiuto di un curatore. È marzo del 1996. E Carlo, che si trova nel manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, chiede di poter tornare a Chiavari, in carcere, dove era stato rinchiuso dopo il delitto e dove era riuscito a farsi qualche amicizia. Lui, che è sempre stato un solitario, chiede di tornare in carcere perché lì ci sono due detenuti coi quali aveva fatto amicizia. Venerdì 28 giugno 1996, dopo l'udienza, Carlo chiede candidamente ai carabinieri: «Posso andare a fare un giro al mercato, in città?» Gli dicono di no e lui tace. Ma poco dopo, fuori dal portone del tribunale, mentre circondato dai carabinieri, Carlo riesce a divincolarsi e si incammina verso la piazza. Riesce a fare soltanto pochi metri, ha le manette ai polsi. Viene fermato prima che raggiunga la sbarra che delimita il parcheggio del tribunale. Carlo si avvicina col viso a un carabiniere che lo sta riportando verso il furgone. Fa come per dargli un bacio e poi gli dice: «Non ce la faccio più». Nicolini dovrà presentarsi davanti alla Corte d'Assise di Genova il 19 novembre. La perizia psichiatrica eseguita dal perito incaricato dal giudice per le indagini preliminari rileva gravi turbe psichiche. Carlo è stato giudicato incapace di intendere e di volere prima, durante e dopo il delitto. Nell'udienza del 19 novembre si dovrà stabilire se Carlo Nicolini dovrà rimanere al manicomio di Montelupo Fiorentino oppure potrà farsi curare in una struttura diversa. A questi quesiti dovrà rispondere il dottor Giorgio Chiozza, al quale i giudici della Corte d'Assise hanno affidato un supplemento di perizia. Carlo in aula non ha mostrato alcuna emozione.
e ha ribadito di non ricordare nulla. Dice di aver agito come in trance e ha detto anche che gli piacerebbe proprio tornare a casa. Nella sua perizia precedente, il professor Chiozza aveva spiegato che Nicolini ha infierito sui corpi dei suoi genitori convinto che due mostri avessero preso il loro posto. Arriva la nuova udienza del 17 dicembre. Per la corte d'assise, al momento del duplice omicidio, Carlo Nicolini era affetto da una forma gravissima di schizofrenia. Convinto che i due mostri fossero penetrati nei suoi genitori per rubargli il loro affetto. I giudici hanno stabilito che Carlo rimarrà per un periodo non inferiore ai 10 anni in un ospedale psichiatrico giudiziario. È ancora pericoloso per la società e potrebbe commettere analoghi reati. Il presidente della corte, il dottor Lino Monteverde, spiega a Carlo che se starà meglio potrà uscire dall'ospedale magari prima dei 10 anni. A quel punto Carlo sobbalza, sgrana gli occhi e dice: «Ma come? Io sono già guarito!» A breve sarà nominato anche un tutore giudiziale dei beni di Carlo, di cui il ragazzo potrebbe rientrare in possesso se guarirà dalla sua malattia mentale. 12 appartamenti e 1,5 miliardi di lire. Nonostante Carlo abbia sempre detto di voler tornare a casa, ora, al suo avvocato, spiega che a Montelupo Fiorentino lui si trova bene, perché lì si sente protetto. Nell'ottobre del 1997 i 10 anni di manicomio vengono confermati. È il 2003. Carlo Nicolini è ricoverato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino dal 23 novembre 1995. Inizia ad usufruire di qualche ora in libertà. Gli anni passano. È mercoledì 11 gennaio 2006. Carlo Nicolini si trova ancora ricoverato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Come è già successo altre volte, Carlo, che ora ha 37 anni, è uscito dall'ospedale psichiatrico per frequentare un corso di ceramica presso un centro che si chiama la Casa del Drago. Nonostante fosse accompagnato, Carlo riesce ad allontanarsi intorno alle 17:30. Scatta subito l'allarme e i carabinieri iniziano a cercarlo. Indossa un paio di jeans e un maglioncino rosso. Non ha soldi, non ha niente, solo la voglia di andarsene da solo da qualche parte. Lo cercano per tutta la notte e le ricerche vengono estese a mezza Italia. Poi, la mattina del 12 gennaio, un uomo infreddolito, vestito solo di un paio di jeans e di un maglioncino rosso, bussa alla porta di una ditta di trasporti della zona industriale a 2 passi dall'ospedale psichiatrico. Le fotografie di Carlo, dopo la sua fuga, sono state pubblicate sui giornali, ma i dipendenti di quella ditta non lo hanno riconosciuto. «Posso entrare? Ho freddo». E Carlo, agli occhi lucidi. Il suo corpo è scosso dai brividi. Si è allontanato di poco più di 1 chilometro. Ha dormito sotto un ponte della ferrovia coi treni che gli passavano sulla testa, rischiando di morire assiderato. Uno dei dipendenti della ditta si impietosisce e lo fa entrare. «Ma chi sei? Da dove vieni?» «Io abito lì», dice Carlo, indicando l'insegna dell'ospedale psichiatrico di Montelupo che si vede da fuori. Gli danno una coperta e avvisano subito i carabinieri, ai quali Carlo dirà: «Io volevo solo stare fuori un po' di più». Franco Scarpa, il direttore dell'istituto psichiatrico, dice: «Carlo non ha mai dato motivo di credere che volesse scappare e finora le altre licenze che vengono concesse dal giudice dopo essere state vagliate e selezionate in base alle caratteristiche del paziente erano andate tutte bene. In questi 11 anni le sue condizioni di salute mentale sono migliorate di poco. Il tentativo sarà quello di reinserirlo in una comunità terapeutica, magari in Liguria. Il suo programma di trattamento di riabilitazione prevede la frequenza di un centro esterno all'istituto in cui si svolgono attività di formazione, risocializzazione e riabilitazione psichiatrica che Carlo svolge insieme agli operatori sanitari. Dal gennaio del 2008 Carlo Nicolini è stato trasferito in una comunità terapeutica di Montezemolo in provincia di Cuneo, scelta dal giudice di Firenze. Ogni anno il Tribunale di Sorveglianza di Cuneo si riunisce con un'equipe medica per prorogare o meno la sua permanenza nella struttura.
Per molto tempo è stato stabilito che Carlo Nicolini non potesse ancora condurre una vita nella società in maniera autosufficiente. Come affermava nel 2008 il suo tutore, l'avvocato Giuseppe Giachero, Carlo non potrà tornare a casa sua a Sestri finché non sarà un giudice a stabilirlo. Carlo Nicolini, dopo il ricovero nella struttura della provincia di Cuneo, ha ottenuto i suoi primi 5 giorni di libertà. Da allora sono passati 16 anni. Di Carlo Nicolini non ci sono più notizie. Potrebbe trovarsi ancora in una comunità, a meno che i giudici non abbiano infine stabilito che ora possa condurre una vita autosufficiente.